Il Palais di Tokyo amplifica la propria vocazione di laboratorio d'arte contemporanea, completando il restauro iniziato oltre 10 anni fa ad opera dello studio parigino Location et Vassal. Dopo un primo intervento su una parte dell'edificio tra il 2000 e il 2002 per l'apertura di un centro per la creazione contemporanea, gli architetti Anne Lecaton e Pierre Vassal hanno condotto tra il 2010 e il 2012 una seconda fase di restauro, permettendo la riunione adesso delle due parti per un totale di 22.000 metri quadrati di esposizione, lontana dalla ricerca di una forma di perfezione estetica e dell'architettura spettacolo, spesso ricercata da altri musei in giro per il mondo. Lecaton e Vassal hanno saputo riattivare la qualità originaria di un edificio per molto tempo poco amato. Haus am Oberberg di Alexander Brenner, Architekten, è una sovrapposizione di volumi bianchi combinati tra loro a formare una forma scultorea con echi minimalisti. Ognuno di loro è riconoscibile come una struttura a sé stante se visto da vicino. Da lontano questi volumi si fondono a formare un tutt'uno, la parte più privata della casa a vetrate a tutta altezza aperte sul giardino e sulla piscina con vista sulla valle e sulle colline circostanti. In tutta la casa gli ospiti assistono a un gioco di spazi aperti e chiusi che proseguono idealmente il morbido gioco esterno del paesaggio naturale. Se necessario, la casa può essere divisa in unità abitative di diverse dimensioni. L'orientamento sud-ovest della casa, la sua ampia vetrata e il pavimento scuro garantiscono il massimo guadagno solare passivo. Un grande sistema solare sul tetto e una pompa di calore geotermica integrano il concetto di energia. Sulla Fogo Island, un estremo lembo di terra canadese in mezzo all'oceano Atlantico, lo studio norvegese di Todd Studers sta curando l'attuazione dell'Art Residency Program, un piano per la costruzione di un nuovo centro d'arte diffuso, 6 abitazioni sparse lungo tutta l'isola, a cui si aggiungerà un albergo a 5 stelle, Bridge Studio, Tower Studio, Squiss Studio, Long Studio, sono i nomi di questi moderni rifugi di dimensioni e livelli di comfort differenti, ma tutti caratterizzati dal rapporto armonioso con il paesaggio. Queste architetture riprendono elementi delle architetture tradizionali dell'isola, dai ricoveri per le barche ai magazzini del sale, ma a differenza di queste si aprono verso il paesaggio. Uno degli impegni della nuova Confindustria sarà rilanciare l'edilizia. Giorgio Squinzi, presidente designato di Confindustria, ha affermato che uno dei nostri impegni nei prossimi 4 anni sarà quello di puntare al rilancio del settore delle costruzioni, principale motore per fare partire la crescita, sia perché tradizionalmente esso dà forte intensità di manodopera, sia perché si basa su un basso contenuto di importazioni. Riguardo al piano per la rigenerazione urbana sostenibile, oggetto di studio di ANCE e da Lega Ambiente, Squinzi ha sottolineato che iniziative rivolte in direzione dello sviluppo sostenibile sono fondamentali per far ripartire l'economia del Paese e allo stesso tempo il corretto utilizzo delle risorse disponibili è un dovere verso le prossime generazioni. New York come Venezia. È la veneristica idea di uno studente di architettura che ha vinto il premio indetto da Civitas, Reimagining the Waterfront, per riprogettare lo storico lungomare dell'East Side della Grande Mela, favorendo la socializzazione e la riqualificazione dello spazio pubblico. Il progetto di Joseph Wood, scelto tra oltre 90 iscrizioni provenienti, pensate, da ben 25 paesi, è direttamente ispirato all'urbanistica veneziana. Canali, gondole e pedane galleggianti di legno collegano Midtown e l'Upper East Side con Harlem. Un sistema di insenature permetterebbe un nuovo metodo di trasporto decisamente
decisamente più avventuroso, una sorta di kayak per capirci, un kayak urbano in qualche modo, mentre i pedoni potrebbero muoversi lungo la promenade che offrirebbe anche vedute uniche dello skyline newyorkese. Si terrà il 15 maggio il D-Day di Ance e Federcostruzioni. L'evento, annunciato con una lettera al Sole 24 Ore da Paolo Buzzetti, presidente di Ance e Federcostruzioni, vuole sensibilizzare il governo sul rispetto degli impegni presi e sul problema del pagamento dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche alle imprese. Dista per decreto aggiuntivo, si tratta di un'azione estrema, ha detto Buzzetti, della quale vorremmo volentieri fare a meno e che spero possa essere scongiurata dall'adozione di misure che portino a una soluzione specifica di questo grave problema. Buzzetti ha ricordato che il settore delle costruzioni in Italia rappresenta l'11% del PIL, un settore in gravissima crisi purtroppo. Un ottagono di cristallo per il nuovo bookshop del Duomo di Milano, allestito sulla base del progetto a cui hanno collaborato Gianni Arlunno, Massimo Martin e Mario Bassignana. La struttura è una riproduzione stilizzata della guglia che sormonta lo stesso Duomo, alleggerita dalle trasparenze e dalle evanescenze delle pareti che riflettono la luce a sua volta filtrata dalle vetrate. Posizionato lungo la seconda campata, il nuovo bookshop ospiterà al suo interno due operatori dedicati al contatto con i visitatori, ma tutti i libri, le guide e gli oggetti religiosi del Duomo saranno esposti lungo le pareti trasparenti che assicurano un grande effetto grazie alla luce del sole che attraversa le vetrate, ne assorbe i colori, colpisce l'ottagono di cristallo come fosse un prisma, perfettamente integrato nella straordinaria architettura del Duomo milanese. Sono iniziati i lavori per la costruzione del Datong Art Museum, progettato dagli architetti Foster & Partner. Come già accade in altre città danesi, anche su Datong lascerà il segno la creatività di uno dei più noti archistar contemporanei. Il Datong Art Museum sarà infatti uno dei nuovi quattro edifici con picchi sovrapposti che si affacciano su un'ampia piazza e sarà ad un livello inferiore rispetto al suolo. La struttura, 32.000 metri quadrati la sua estensione, sarà una delle quattro maggiori nuove costruzioni all'interno della Datong New City. Ben ritrovati a Ceramicanda TG Architettura. Iniziamo con un progetto situato in una zona di Città del Guatemala. Casa Luz di Paz Architettura cerca di creare un'identità e un rapporto diretto con l'ambiente naturale. La struttura dell'edificio è stata modificata convertendola in una struttura con telai in CLS, con l'intento di evidenziare gli elementi strutturali ed evidenziare metodi di costruzione e materiali locali. Sono state utilizzate casseforme in legno sottile per lasciare un'impronta permanente sul cemento a vista. Il progetto degli infissi esterni con telaio sottile a tutta altezza è stato concepito per ottenere delle aperture con la massima luce possibile, in modo da rendere l'ambiente interno un tutt'uno con l'esterno. È stato utilizzato il colore bianco per i piani orizzontali e verticali con l'intento di favorire la diffusione della luce naturale. Ed ora continuiamo con un progetto. Ora che è completato, Frank O'Gary può finalmente presentare al mondo il suo primo progetto realizzato in Asia, sulle colline di Hong Kong. Si chiama Opus Hong Kong ed è una torre di 12 piani, nuovo esempio dello stile Gary, cristallizzatosi dopo la fortuna del Guggenheim di Bilbao in tante altre icone contemporanee. Il palazzo è il primo dei suoi progetti in Asia e segue, almeno a detta dell'architetto, un lungo studio della cultura locale. Recentemente lo studio Gary ha inaugurato una grande torre residenziale nel centro di New York, la Beckman Tower, meglio conosciuta come New York by Gary. Anche in quel caso la pelle esterna del grattacielo è fatta per assomigliare ad un tessuto ondeggiato dal vento come in Opus Hong Kong. Ed ora continuiamo con un progetto: efficiente ridistribuzione degli spazi, funzionalità degli stessi, attenzione al design e all'eleganza degli ambienti. Sono le linee guida del progetto attraverso le quali i progettisti di Sclim Studio hanno dato forma alla sede di una società di Singapore attiva nel settore della bellezza e del benessere. Percorsi diversi, postazioni fisse e mobili, spazi flessibili e soprattutto
soprattutto la necessità di tenere ben divise le esigenze di conciliare un'evidente esigenza di privacy con il grande afflusso di persone che attraversa i diversi ambienti. Così ogni spazio ha una sua modularità e una possibile interazione con gli altri. La sala riunioni e quella dedicata alla formazione, ad esempio, possono essere utilizzate separatamente o fuse in un unico spazio. Continuiamo con un progetto. Lo studio Tetrarch di Nantes firma le porte della città bretone la nuova Maison des Arts di Saint-Herblain. Il programma prevedeva una molteplicità di funzioni, dalla musica alle arti plastiche, dalle arti visive alla biblioteca, arrivando a un vero auditorium per spettacoli. Un guscio metallico iridescente racchiude, mantenendosi a rispettosa distanza, le forme autonome associate alle diverse funzioni. Un gesto unitario, il guscio che si chiude su se stesso e racchiude al suo interno, decentrato, un patio aperto verso il cielo. Musica, danza, teatro sono ospitati e protetti all'interno, mentre la parte espositiva si apre verso la luce naturale. Il Riverside Museum di Glasgow, progettato da Zaha Hadid, è stato nominato il museo più innovativo nei settori della tecnologia, della storia sociale e del lavoro della European Museum Academy. Il Riverside ha gareggiato contro musei di altri 12 paesi europei per vincere questa 17ª edizione del premio Micheletti. Nella loro citazione i giudici hanno osservato come la pianificazione attenta del museo coinvolga i visitatori in tutte le fasi della visita ed è stato anche ricordato come si tratti di una profonda trasformazione di un quartiere degradato, non solo una finestra aperta sul passato, ma anche un ideale ponte tra il passato industriale della capitale scozzese e le industrie attuali e future di Glasgow. Nel primo trimestre del 2012 il costo di costruzione di un fabbricato residenziale aumenta dell'1,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% su base annua. Lo rivela l'Istat, spiegando che i contributi maggiori alla crescita tendenziale dell'indice vengono dal costo della manodopera, 1,6 punti percentuali, e dai prezzi dei materiali da costruzione, 0,7 punti. All'interno dei materiali, gli aumenti congiunturali maggiori hanno riguardato le categorie pietre naturali e marmi, più 2,5%, leganti e impermeabilizzanti, isolamento termico, entrambi più 2%. In termini tendenziali, gli incrementi più ampi si sono registrati per impermeabilizzazioni, isolamenti termico, più 8,7%, e laterizi, nonché prodotti in calcestruzzo, più 4,5%. Su 19,2 milioni di prime case, 14,6 milioni dovranno pagare l'IMU e 4,6 milioni sono esenti in virtù delle detrazioni. E quanto emerge da uno studio del Dipartimento delle Finanze, che stima il gettito complessivo sulla prima casa in 3,4 miliardi di euro. In media si pagheranno circa 235 euro. Inoltre, su 24,3 milioni di proprietari, 17,5, cioè il 70%, sono soggetti all'IMU e 6,8 milioni, 30%, ne sono esenti. La media del prelievo per proprietario è pari a 194 euro. La simulazione offre anche un confronto tra vecchia ICI e nuova IMU, da cui emerge che l'ICI era pagata da 21,4 milioni di proprietari con un valore medio pro capite pari a 151 euro. L'IMU verrà invece pagata appunto da 17,5 milioni di proprietari, quindi di meno, ma con un valore pro capite maggiore. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha affidato l'incarico di curare il Padiglione Italia della 13ª edizione della Mostra Internazionale d'Architettura di Venezia all'architetto Luca Zevi. Il ministro professor Lorenzo Ornaghi, esprimendo vivo compiacimento per l'alta qualità della maggior parte delle proposte progettuali, si è dichiarato assai soddisfatto della scelta,
e convinto che Luca Zevi rappresenterà in modo innovativo e significativo il tema dell'architettura italiana contemporanea in rapporto allo sviluppo, alla sostenibilità ambientale e al rispetto del territorio.